Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io già mi scuso se sentirete rumori di fondo, ma purtroppo sto vicino alla strada, non ho il climatizzatore, devo tenere le finestre aperte e come penso sentite, nonostante il microfono che dovrebbe filtrare un po' i rumori, ci sono le moto che passano, il weekend, insomma, non importa, siamo qui lo stesso, ci proviamo. Oggi siamo qui per parlare di backbend, di aperture del petto. Lavoreremo soprattutto con il ponte basso per percepire questa cosa e con Salabhasana, la posizione della locusta, perché voglio passarvi una cosa che a me ha cambiato moltissimo il mio modo di fare i piegamenti all'indietro, le aperture del petto. Questo perché io sono una persona molto bendy da questo punto di vista, nel senso che le aperture del petto mi riescono molto più facilmente dei piegamenti in avanti, è sempre stato così. Quindi è una mia predisposizione che mi stava un po' scassando la schiena inizialmente, perché ovviamente puntavo molto su quel tipo di posizioni, mi piacevano molto, erano super eleganti e tutte queste cose, ma ovviamente poi sentivo parecchia tensione, fastidio alla zona lombare, ok? Sentivo che andavo a sforzare eccessivamente. Finché non ho fatto un workshop che mi ha aperto gli occhi su questa cosa, ovvero una cosa che in realtà non viene quasi mai, anzi viene insegnato l'opposto nel mondo dello yoga, ovvero di attivare i glutei, squeeze, squeeze, squeeze i glutei, tantissimo. Ecco, io ho capito che per me questa cosa non funziona. Ora io vi passo quello che è la mia pratica, quello che funziona su di me, ovviamente poi sperimentate, vedete un pochino se può andare bene per voi. Ma diciamo che l'assunto principale per il quale si dice di attivare i glutei è che sono degli estensori dell'anca. Ed effettivamente il gluteo è un estensore dell'anca, questo vuol dire che mi porterà a fare questo movimento, ok? A portare indietro la gamba. Effettivamente, se noi vogliamo sollevare la gamba, portarla indietro, ok? Noi ve lo faccio vedere da terra, ve lo faccio vedere di qua perché sennò il microfono non mi sente. Ok, se io voglio sollevare la gamba, effettivamente il mio gluteo si deve attivare, ok? È un estensore dell'anca, su questo non ci piove. Però è anche vero che è un extrarotatore dell'anca, quindi cosa vuol dire? Che mi porta anche a ruotare l'anca verso l'esterno. Mi fa fare questo movimento. Ora voi immaginate, siete a fare un bel ponte, attivate i glutei, sì, andrete magari ad estendere l'anca, ma non ci sono solo i glutei che fanno quel lavoro. Ma andrete anche un pochino a far ruotare la vostra anca, quindi immaginate la cresta iliaca leggermente verso l'esterno. Immaginate entrambe le creste iliache che ruotano leggermente verso l'esterno e vanno piano piano a creare pressione nel sacro. Questo è quello che solitamente succede, che porta molto fastidio nella zona lombare. Questo non vuol dire che i glutei sono totalmente inattivi, ma la muscolatura più superficiale, quella che già normalmente tende a tenere tantissima tensione anche a livello emotivo, cerchiamo di non attivarla, di non strizzarla forsennatamente, ma di rilassarla e lasciare che il lavoro avvenga soprattutto con la forza delle gambe e andando ad attivare un pochino l'addome per proteggere la zona lombare. Allora, io direi di partire con la questione dei glutei. Percepire questa cosa, ok? Lo faremo in Salabhasana perché io lo trovo un po' più semplice. E non vi preoccupate se all'inizio non riuscite a capire come funziona e cosa dovete fare, si tratta come sempre di pratica. Qui si tratta veramente di riuscire ad isolare determinati muscoli, quindi attivarne alcuni e rilassarne altri, che è la cosa più difficile della pratica. Non viene dall'oggi al domani, non viene assolutamente subito. Quindi anche se siete dei principianti, anzi se siete dei principianti è tutto normale. Se siete persone che praticano da tanti anni ma hanno sempre avuto l'abitudine di strizzare i glutei, potrebbe essere comunque molto difficile togliere questa abitudine per il momento. Quindi, Salabhasana, posizione della locusta, ci posizioniamo a pancia in giù, ok? Ora io resterò sui miei gomiti, voi potete benissimo portarvi eventualmente in terra, distendere le braccia indietro, come preferite. Quello che vogliamo fare è sollevare la gamba destra, ma non la vogliamo sollevare verso l'alto, ok? Vogliamo puntare il piede indietro. Vedete come punto il piede indietro, il piede si stacca da terra. Se io vado a sentire, la mia coscia è bella dura, bella attiva.
più punto il piede indietro, più sento che si attiva bene la mia gamba, la coscia, i polpacci, ma se vado sul gluteo è, come dico io, budinoso, ok? Dovrei sentire che è morbido, che non è strizzato, non è completamente contratto, ok? Provate a farlo un paio di volte, provate anche dall'altra gamba, puntiamo il piede il più possibile, come proprio ad allungare la gamba indietro, non penso a sollevarla in alto, se no il gluteo si attiva per forza, ma va bene perché quello è il movimento che allora vogliamo fare, vogliamo agire sul gluteo, ma in questo caso vogliamo solo estendere l'anca senza comprimere la zona lombare, quindi punto indietro, attivo, 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 sento come si attiva bene la coscia, ma il gluteo è morbido. Ok, provatelo un paio di volte per gamba, sentendo questa sensazione, provando appunto a notare com'è differente rispetto a se sollevo e attivo il gluteo. Se sollevo e attivo il gluteo dovrei subito sentire che c'è una piccola tensione poi a livello della zona lombare. Ok, una volta che l'ho provato un paio di volte per lato, proviamo ad alzare entrambe le gambe. Entrambe le gambe, punto indietro, non verso l'alto. Cosce forti, glutei rilassati. So che all'inizio sarà difficile, starete dicendo ma che cavolo sta dicendo questa? È impossibile rilassare i glutei, ma viene con il tempo. Non so se dalla videocamera si vede, ma sono proprio morbidi, sono budinosi, mentre le cosce sono belle, forti e attive. Ok, ops. Ok, rilasso. Proviamo a fare proprio un salabhasana con le dita intrecciate dietro la schiena, mantenendo questa cosa. Quindi intreccio le mani dietro di me, punto i piedi indietro. Quindi posso sentire di avere le gambe attive, con le mani posso sentire un istante i glutei e poi inspiro, ruoto le spalle indietro. Porto lo sterno in avanti, non penso a sollevarmi indietro, in questo modo i glutei dovrebbero rimanere rilassati e realizzo così il mio salabhasana. Respiro, attivo leggerissimamente l'addome, giusto per proteggere la zona lombare. Sento un po' la differenza rispetto a come lo faccio di solito. Respirando ovviamente, senza andare in apnea. Ok, poi piano piano lascio, porto una mano sopra l'altra, appoggio la fronte, posso shakerare un pochino il bacino e le gambe. Ok, ora proviamo ad esaminare la stessa cosa con il ponte basso. Quindi ci portiamo sulla schiena. Ok? Idealmente vogliamo fare la stessa cosa, vogliamo attivare molto le gambe ma avere i glutei rilassati. Quindi partiamo portando le caviglie proprio al di sotto delle nostre ginocchia, piedi paralleli, gambe parallele. Se sai che tendi quando ti sollevi ad aprire le gambe verso l'esterno, puoi portare eventualmente un blocco al centro, ok? Quindi vi voglio far ragionare un attimo su questa cosa. Solitamente vogliamo avere le gambe parallele quando facciamo il ponte basso, il ponte completo, Urdhva Dhanurasana, però ci dicono di strizzare i glutei. I glutei invece tendono a far portare le gambe ad aprirsi verso l'esterno. È un po' un controsenso, per quello è importante capire questo meccanismo e se riesco a rilassare i glutei e usare più l'attivazione delle gambe, riesco in questo caso a controllare meglio anche questa cosa. Ok. Braccia e lati del corpo, ci concentriamo un istante anche sull'addome perché è molto importante per proteggere la zona lombare, vogliamo attivare un pochino i nostri banda che sono questa specie di piccolo corpetto che avvolge proprio la zona lombare, quindi pavimento pelvico, cerco di portarlo leggermente verso l'alto, mula banda, e il pavimento pelvico non vuol dire che attivo i glutei, ok, che molto spesso succede. E Uddiyana Bandha, lo spazio tra l'ombelico e il pube, leggermente lo porto all'interno. Non è troppo, non lo strizzo come se faccio una verticale, è una cosa più leggera. Anche perché poi andrò ad allungare questa muscolatura. Ok, da qui quando inspiro spingo e sollevo il bacino verso l'alto. Ok, qui può essere che ci stia una piccola spinta con i glutei, può essere normale. Ma dopodiché da qui
Spingo con i piedi il tappetino lontano da me per portare il petto verso il mento, non il mento verso il petto, ok? E qui provo a sentire, voglio spingere forte forte con le gambe, dovrei sentire che le cosce sono attive ma i glutei sono rilassati. Eventualmente posso proprio puntare i talloni, continuare a spingere con i talloni, sentire come si attivano forte le gambe, bruciano, fanno malissimo, ma i glutei sono rilassati. Se voglio posso intrecciare le mani dietro la schiena per aumentare l'apertura, respiro. Poi lentamente vado a ridiscendere. Ok, possiamo fare un po' di tergicristallo facendo cadere le ginocchia da un lato e dall'altro per sciogliere un po' la tensione che magari si è creata a livello del bacino. Ovviamente all'inizio sì, è molto difficile isolare questa cosa. Io ti consiglio di provarci a introdurre questo piccolo esercizio nella tua pratica quotidiana. Salavasana, allungo le gambe, cerco di rilassare il gluteo. Posso farlo anche nel cobra, nel cane a faccia in su, ok? Tutte le posizioni dove io vado ad estendere la parte frontale del corpo, cerco di non strizzare i glutei. E mi rendo conto che è un controsenso, però a me ha veramente cambiato la vita. Ovviamente lo step più difficile è portarlo, per esempio, in posizioni come Ustrasana, la posizione del cammello. Qui è un po' più difficile perché siamo sulle nostre ginocchia, o portarlo eventualmente su un drop back, ok? È sempre la stessa cosa. Qui abbiamo appunto le ginocchia parallele, possiamo avere il dorso dei piedi in terra o i piedi puntati. La cosa importante qui qual è? È quella di spingere verso il basso e strizzare leggermente verso l'interno le ginocchia, come se avessimo anche qui un blocchetto. Dovremmo sentire se attivano forte le gambe, i glutei rimangono rilassati. Ovvio è che qui si attiveranno un pochino di più. Vado a fare la mia posizione, inspiro, mi porto verso l'alto, leggermente attivo l'addome, immagino di puntare leggerissimamente il coccige verso il basso. E quando riesco ad entrare nella posizione, ora io ve la dimostro, però non è che dovete per forza realizzarla se non vi sentite caldi abbastanza. Quando arrivo nella posizione, se mi rendo conto che ho i glutei troppo contratti, cerco di spingere soprattutto con le ginocchia, di portare, attivare l'interno coscia come a voler strizzare un blocco tra le cosce, e in questo modo dovrei sentire che le cosce sono attive ma i glutei non sono eccessivamente contratti. Ovviamente anche qui l'addome è leggerissimamente attivo e devo respirare nella posizione. Quando ritorno anche qui non strizzo troppo i glutei, strizzo l'interno coscia, ruoto le cosce leggermente verso l'interno, attivo l'addome, inspirando mi risollevo e respirando ci possiamo sedere sui talloni. Ok, quindi so che è molto strana questa cosa, io quando la insegno ai miei studenti, chi arriva anche da altri insegnanti, si trova un po' oh mio Dio che sta succedendo, però è una cosa che io preferisco insegnare perché a me ha veramente cambiato l'approccio. Prima avevo molta tensione nella zona lombare quando facevo questo tipo di posizioni. Quindi io vi consiglio di provare, di sperimentare, se ovviamente vi trovate meglio con il metodo dello strizzare i glutei, strizzate i glutei, però provate ad osservare la differenza. Quindi ricapitolando, glutei rilassati, gambe forti, attivo leggermente i banda, e posso anche attivare leggermente i banda e già dare una piccola anteroversione del bacino, ok? Cioè attivo, ma poi non lascio il coccige che punta verso il basso, ma leggermente lo punto indietro, mantenendo questa attivazione. Questo crea ancora più, oltre ad aiutare a creare apertura, crea molta più stabilità nella zona lombare. Quindi niente, io spero che questo video vi sia stato utile per la vostra pratica. Fatemi sapere nei commenti, se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa potete scrivermelo nei commenti e ci vediamo alla prossima. Namaste!